Ma bentornati a tutti al 9° episodio della Drunklock, ragazzi. Sono Dio del Metal e quest'oggi siamo su Pokémon Oro totalmente impazzito nella Drunklock, l'unica sfida al mondo che fonde la sapienza immensa del Dio del Metal alla casualità di una dea bendata totalmente impazzita. Oggi è anche martedì. No, martedì. Sì, va bene, dai, andiamo avanti. Allora, ragazzi, lo scorso episodio è stato un macello e sembra che sia io scarso. Invece lo scorso episodio, ragazzi, è stato veramente punitivo e io mi sono incazzato come una bestia. Ovviamente potevo incazzarmi molto di più, infatti non so come ho fatto a restare così calmo. Difatti questa volta, ragazzi, guardate se riesco a non scottarmi. Quest'oggi mi sono preparato due cazzo di camomille potentissime, perché veramente ci giochiamo tutto per tutto e potrebbe stemmiare come una iena. Quindi apriamo immediatamente la mappa del cacciatore, che ci farà vedere che Pokémon ho catturato o quelli che sono morti nello scorso episodio, ragazzi. Ma che cazzo, nello scorso episodio è morto grande Mefistone, è morto grande Mr. Potato, ragazzi. Ma allora, io tra l'altro ho ottenuto Psyduck come drop al posto di Eevee a Ferdoropoli. Quindi in questo episodio vorrò allenare tantissimo il mio team. E poi, siccome mi sono ricordato che c'ho lo strumento che mi permette di andare a prendere Ho-Oh, dato che randomizza anche gli spra e i Pokémon fisici chiudevano la mappa del cacciatore, e voglio anche andare a vedere cosa viene al posto di Ho-Oh, ragazzi, perché almeno è un Pokémon a livello 40 e speriamo che non sia scarso. Quindi, dato che la torre di ratta... Aspetta, per andare accanto bisogna andare qui. Dato che la torre di ratta, i Pokémon, se non mi sbaglio, sono dal livello 20 al 25, posso andare anche lì ad allenarmi un po'. E poi nel frattempo si scala la torre di ratta, ragazzi, perché io voglio assolutamente andare a vedere che cosa appare al posto di Ho-Oh. Allora, tra l'altro c'ho anche una Master Ball e mi sa che la doppio, perché, ragazzi, dato che non so che cosa appare, se mi siccome è un Pokémon a 40 penso che sia molto rischioso da cercare di catturare. Perché? Perché semplicemente non sono in grado, se c'ha un tasso di rarità molto alto. Aspetta, prima salviamo. Non sono in grado di stare qui a cercare di catturarlo con le Ultra Ball. Invece con una Master Ball farò il nabbaccio. Ma almeno... Poi vabbè, tanto me lo sento che è una merdaccia. Ma almeno ci provo. Quindi, cloniamo immediatamente la Master Ball. Perché, ragazzi, ovviamente, come vi faccio vedere nella rubrica di Hunter Secrets, io sono contro le catture con le Master Ball, ragazzi. Quindi, in questa rubrica sicuramente prima o poi faremo un'eccezione. Ora abbiamo clonato Psyduck, quindi ritiriamo la Master Ball. Vediamo un po' se l'ha clonato. Certo che sì. Quindi liberiamo quello in squadra e prendiamo quello con la Master Ball. Lo scorso episodio è stato veramente disastroso, ragazzi. Va bene, vediamo un po' se è andato tutto a posto. C'ho due Master Ball. Allora, intanto vediamo quanti soldi c'ho. Non si vede qui. Poi soldi, perché, ragazzi, Rubicantes vuole assolutamente dargli. Intanto gli voglio togliere Waterfall. E gli volevo un segnattuono che te lo davano al casinò. Però, ragazzi, c'è da spendere un sacco di soldi e non ce l'ho al momento, quindi... Allora, togliamoli... Abbiamo sbagliato. Togliamoli Waterfall, che tanto ormai ci abbiamo volo, quindi non c'è più bisogno. Cascata serviva solo in quella parte del gioco. Allora, io direi che siamo anche pronti per andare a vedere che cazzo ci aspetta la torre di latta, ragazzi, dove riposa il mitico Ho-Oh. Ovviamente troveremo questo ipotetico Ho-Oh a livello 40, quindi insomma,
Vediamo un po' che cazzo succede. Quindi che fo? Mi devo cominciare a preparare di tranquillanti. Tra l'altro non c'ho neanche un cazzo di bollo. Non c'ho nulla, non c'ho più soldi, non c'ho una sega. Ragazzi, ma siamo passati da essere forti come macigni a essere delle mezze seghe, ragazzi. E questo nel giro di 2 o 3 episodi. Perché ovviamente si trovano dei Pokémon assolutamente magnifici. E poi qui c'è una soundtrack della Madonna. E poi muoiono nell'episodio dopo. E questo sembra che sia io scarso, ma invece no, ragazzi. È tutto fottutamente punitivo. Allora, non vi preoccupate. Attenzione! Però ovviamente aspetto di andare a vedere chi c'è in cima. Perché se no, ragazzi, è veramente un casino. E così potrò anche approfittare per allenarmi. Ovviamente voi penserete: ma il dio del metal è nabbo, è un salastrada per arrivare da Oh e ci mette 30 minuti. No, ragazzi, perché siccome questa parte è molto labirintica, è molto... se non la conosci al 100% non sei in grado di farci un cazzo. Quindi io vi farò vedere anche come farla a colpo sicuro, ovviamente. Io che sono dio del metal, secondo voi non so queste ose. Ovviamente qui se non sai la strada giusta, giri in tondo come un coglione tutto il tempo. Perché ovviamente è fatta apposta, quindi si deve andare qui. E poi si va qua, che da come vedete non ci posso andare... Ecco, sbagliato. Da come avete visto non ci potevo andare da altre parti. Qui che c'è da salvare? Se è uno strumento buggato, esplosivo? No, meno male. Quindi niente, devo riandare qui. E poi di qua. E scendo di sotto. Madonna santa, ragazzi. Questo Kindra, il drago scimmia, cazzo. Lo cerco in tutti gli episodi. Poi una volta che lo trovo, e muore. Ragazzi, io non vi posso spoilerare, perché se non avete visto l'episodio 8, dovete andare a vederlo assolutamente. Perché ragazzi, in quel cazzo di episodio succede tutto. Ma non dico due cazzate, succede tutto. Tutto quello che può succedere, succede. Praticamente succede tutto tranne il mio game over. Quindi andate a vedere. Allora, qui ci siamo quasi, ragazzi. Manca veramente poco. Perché ovviamente io so la strada giusta, eh. Quindi vedremo poi che cazzo apparirà. Full restore? Vediamo un po'. C'ho qualcosa da buttare. Lui comincia a imbottire di tranquillanti, ragazzi. Perché sento puzza di bruciato. Ma guarda che nabbo che c'ho l'amulet coin e non lo metto a nessuno. Ma com'è possibile? Ma che cazzo. Andiamo avanti. Ci siamo, ragazzi, eh? Ecco qui. Qui c'è Ho-Ho che ci aspetta. Io salvo, perché non si sa mai. Se c'ha esplosione anche lui. Quindi mettiamo. Assolutamente. Madonna santa. Vediamo un po' che cazzo succede. Attenzione! Io ho riconosciuto il verso. Voi l'avete riconosciuto? Ma che cazzo ci fa un leggendario? Ragazzi, i leggendari non li ho programmati all'inizio della Drunkluck, ragazzi. Quindi mi fa pensare che i leggendari le può trovare, vedi, a random così, però nei Pokémon fisici. Per fortuna mi sono doppiato la Master Ball, ragazzi. Allora, siccome è un leggendario, cioè le statistiche leggermente più alte degli altri, io vado di Master Ball, ragazzi, perché non posso rischiare assolutamente di farmi ammazzare qualcuno. Già che questa Drunkluck, che cazzo, potevo chiamarla anche Deadlock, la Lock dei Morti, cazzo di Buddha. Vedi, questo sì che è una bella botta di Ulur, cazzo. Ora che c'ho il team di merda, almeno arriva qualcuno di decente. Poi ovviamente c'è da vedere le mosse, ragazzi. Perché cazzo non si sa che succederà
Il grande Gino è entrato in mezzo a noi. Registreremo Gino alla torre di latta, ragazzi. Quindi, vediamo un po'. Ah già, qui non appare un cazzo. Ovviamente potevano apparire altri Pokémon, però... ovviamente... uno Zapdos è molto forte, ragazzi. Quindi, vediamo un po'. Immediatamente... Allora, intanto una ossa che devo fare... è depositare sto Psyduck, però... voglio riandare a prendere King, ragazzi. Poi ci alleneremo... con l'allenamento militare. Quindi... vediamo Gino. Finalmente un Pokémon degno, ragazzi. Ma che cazzo? Ma veramente? Wing Attack, Fulmine e Thunder Wave e Sottomissione. Ma che cazzo? Ma che culo di merda? Ma che culo della Madonna, ragazzi? Ma veramente? Già che è un casino trovare le mosse stabbate. E qui c'è ci sono due stab addirittura. E in più una mossa di stato. Ma vieni qui? Ma vieni qui, cazzo. Che ti farò subire un'esplosione a qualcuno, Allora. Fermi tutti, Allora, prima di prenderlo, voglio andare a sbattere la testa un altro po', ragazzi. Intanto voglio andare da Zalina. Perché a Zalina io so che ci appaiono dei Pokémon, e dato che è una città, è molto buono catturare dei Pokémon qui. Ma c'ho dei Pokémon di livello basso? No, forse Psyduck fa schifo, quindi vediamo un po' se fa qualcosa. Da come vedete questi alberi si trovano direttamente... ma che Beedrill. Si trovano direttamente ad Azalina. E quindi la cattura mi verrà registrata ad Azalina, ragazzi. Ma che cazzo di Grimer! Ritorna Vaporeon, il grande Sancta. E certo che lo cattura, ragazzi. Ma che cazzo? Ma che tu scherzi? Ma che tu vuoi mette? Registrerò Vaporeon ad Azalina, ragazzi. Ora uccidimi. Psyduck, che è il Pokémon più potente. Non ti toglierà una sega, ovviamente. Anche lui con Grab Armor, molto bene. Molto bene. Ora fammi finire tutte le cose, mi raccomando. Mi raccomando. Allora, ragazzi. Sapete qual è il bello di Estosa? È che siamo partiti tutti cattivi, tutti agguerriti. E sono morti tutti. Tutti quelli che hanno fatto i... Vieni qui. No, ho sbagliato! Lo volevo chiamare Cursed. No, Cured. Il curato. Non lo volevo chiamare curato. Cured, ma che cazzo. Volevo chiamarlo Cursed, ovvero maledetto. Ma che Cured. E quella lì si è buggata. Si era buggata. Nell'albero. Allora, mi piace, ragazzi. Mi piace assolutamente, anche se volevo Kindra. Quindi. Vediamo un po'. Ora, ovviamente, è arrivato il momento, giusto? Mi sembra che nello scorso episodio, durante i miei deliri, avevo trovato dei Machamp negli alberi. È molto buono, ragazzi, Machamp. Va bene che questa run... va bene che non posso passare di lì, ma che cazzo! Vediamo un po'... Sidra, ancora... Sidra, alla fine catturo lui, La fine è quella, ragazzi. Ora che ho tolto cascata e non posso ritornarci, io lo insegno a Psyduck. Sai che c'è? Forza Psyduck del cazzo, impara cascata. Andiamo. E ovviamente vi toccherà andare di là. Però almeno Machamp
Non so che attacchi c'ha, ragazzi, perché non ho fatto caso l'altra volta, nell'altro episodio, perché è stato un casino. Però è un buon Pokémon dal punto di vista dell'attacco. Quindi bene o male, o al massimo l'insegno Dinami Pugno, l'insegno qualche attacchino. E tra l'altro, se non mi sbaglio, impara anche pugni elementali. Quindi vediamo un po' se lo troviamo. Perché era qui, se non mi sbaglio. Ma che cazzo? Ma datemi Machamp! Mi fanno perdere tempo! E che cavolo! Allora, vediamo un po'. Un altro Vaporeon, attenzione! L'altra volta l'avevo neanche trovato qui! E niente, Machamp oggi non c'è! È andato in palestra! È andato! Attenzione Caterpie! Poi mi fa male il dito. Madonna, mi tocca andare veloce, veloce, veloce proprio, eh. Guardate il cazzo di sculo. E vabbè. Meno male che c'è Zapdos in mezzo a noi, eh. Il grande Gino, ragazzi. Finalmente possiamo contare su un buon Pokémon. E c'ha anche rimosso e stabbate, per fortuna. Ovviamente c'è sempre la debolezza roccia che rompe coglioni. E poi andiamo avanti. Ancora? E niente, oggi Machamp non appare, ragazzi. Che palle. Allora facciamo questo. Ora ci si va a allenare come dei maniaci, cazzo. Vieni qui. Che intanto depositiamo la merda di Psyduck. Ma vaffanculo. E si mette Gino. E poi vediamo un po'. Wing Attack non mi ricordo quanto toglie. Ovviamente li voglio mettere in volo, ragazzi. Toglie 60, volo toglie di più. Ma almeno c'ho un turno di invulnerabilità, anche se volo c'ha meno precisione. Vieni qui. Così nel dubbio si toglie Skarmory, però tanto non c'ho più un cazzo. Allora, questo episodio lo voglio fare un po' più soft, ragazzi, perché nello scorso ho fatto una fatica immensa. Porca puttana. Ora che abbiamo i nostri amici, possiamo andare ad allenare Scagnazzo. Voglio assolutamente allenarmi un sacco prima di andare alla Lega. E questo sarà un posto che per me sarà molto vantaggioso. Quindi andiamo di Thunder Punch. E quindi, ragazzi, Magikarp del cazzo che non ci dà una sega. Oh, qui si rischia. Ma io ho il grande Gino. Ma vieni qui. Che ora c'ho anche il Pokémon leggendario da Nabaccio e non mi fate un cazzo. Morning Sun. Ma che? Ma prendi un tuono in faccia. O meglio, un fulmine. T'ho fatto anche critico. Tra l'altro quel Charizard lì c'ha reattacco. Scagnazzo, Ma che cazzo di mosse? Ma fai schifo! Tentacruel, che c'ha Sky Attack, quindi col culo. Mettiamo Gino. E ne si fa un Thunder Bart. E mi toccherà far così, ragazzi. Mettiamo Gino, che ti vola nella faccia. Ma via, ma ho anche fallito. Allora, Scagnazzo sta salendo in fretta. Lui si può anche far fuori, Vi immaginate se esplode? Quanto rido? Ragazzi, è anche colpa mia, che a volte sono eclettico. Voglio fare più di quello che posso. Qui che cazzo? Tra poco mi casca tutto. Il campo. Vieni qui, Drowsy. Che Gino, penserà a te.
Anche lui vola, maledetto. E ricopia questo, se ce la fai. E ricopia questo. Ora non esplode più, eh. Allora. Ragazzi, ribadisco che se vinco la Lega e vo' accanto, ragazzi, e andremo avanti per tutto il percorso, per, insomma, per tutto accanto, vi aspetteranno delle sorprese strabilianti, ragazzi. Vi invito a rimanere a guardare sta rubrica e mi dispiace perché 4-5 coglioni che hanno abbandonato la Drunklock, ragazzi, è una serie della Madonna. Allora, qui c'è da stare attenti. E non mi fai un tubo. Ma muori. Va bene, va bene, va bene così. Ovviamente qui l'allenamento è molto più duro. Perché? I Pokémon avversari sono diversi da quelli normali del gioco. Di conseguenza, ci sono più, da come ho detto, avversari più difficili da buttare giù, come Charizard. Mentre i tuoi Pokémon potrebbero avere un quantitativo di esperienza a livello 100 più alto. Quindi ci metteresti il doppio del tempo. Qui ovviamente non sono ancora pronto per affrontare Charizard, eh. Allora. Tra l'altro ribadisco che io sto giocando in blind run con voi. Non conosco un cazzo di quello che ho programmato, perché la programmazione era tutta casuale. Bastava attivare un tasto, ma lui non ti dice cosa accadrà nel gioco. Quindi io lo sto vivendo con voi ed è un'esperienza assolutamente fantastica. Allora. E lui brilla. E io ti volo. E non mi fai un tubo. Ma muori. Va bene così, va bene così. Tanto nel dubbio. E sta un turno a brillare. Io ci provo. Anche se lui ha una difesa speciale più alta. E come vedete. Attenzione. Cazzo, se mi facevi fuori quella mossa e chiudevo la Drunklock, veramente. Ma muori. Vediamo un po', ragazzi, se ci si fa, eh. Allora. Ovviamente c'è stato un periodo anche di allenamento nella Glitchlock, però lì, ragazzi, era molto più semplice. Perché appunto facevo il farming degli speak con Missigno, che Missigno a botta droppa più di 2000 esperienza. Più di 2000 punti esperienza. Qui a trovarlo un Pokémon che droppa così tanto è impossibile. Ecco, ha fatto Aeroblast, ma guardate, ha fatto anche critico e mi ha tolto così tanto. Ma crepa. Mi vo' a curare. Questo è un buon punto per l'allenamento, perché da come vedete c'ho il centro Pokémon molto vicino. Quindi qui ho votato tutto. E quindi e questo episodio sarà veramente noioso, mi dispiace, ragazzi. Però ovviamente, che vi aspettavate? Una run dove io con Pokémon a livello 1 e vo' a battere quelli di livello 50? No, è impossibile. Posso essere anche il più pro del mondo, ma non accadrà mai una cosa del genere. Quindi cerchiamo di rimanere copiati nella realtà, ragazzi. Allora. Ora sono cazzi tuoi. Tolgo un cazzo. Madonna santa, è possibile? Allora, una cosa brutta. Che noi abbiamo anche dei Pokémon buoni, tipo la Kazam, Gengar. Sono dei Pokémon che tolgono tanto. Il problema è che hanno basse difese. Cioè, in questa run sono capitati un sacco di Pokémon che non sono dei tank. Non... Anche Charizard. È bello quanto ti pare, ma è una merda. Ragazzi, Charizard fa schifo dal punto di vista di statistiche. Difatti, non so per quanto tempo ce lo tengo, eh. Ovviamente, però lo metto lì solo perché non c'ho altro. E poi, da come vedete, l'allenamento è parecchio lungo. E via. E qui continua a imparare. Mosse del cazzo, ovviamente. Ma che cazzo ci vuoi fare? Ma imparami Psichico. Vedi, per Psichico era una grande mossa per Scagnazzo. Mi tolgo più con questo.
ma mi tocca aspettare accanto, ragazzi, perché Psichico è come nelle prime generazioni, ve lo dà il dottor Psiche a Zafferanopoli, ragazzi. No, il signor Psiche. Ma che dottore? Siamo a 25 minuti. Meno male. Meno male che ogni tanto succede anche questo. Meno male, ragazzi. Qui il rischio è come un culo. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Qui per ora non ho di niente di cui parlarvi. Ovviamente non mi rimangono quasi più percorsi per catturare Kindra, perché tanto una appare nei percorsi in cui mi è rimasto. Quindi veramente è stato un colpo al cuore veramente grosso quello, la perdita di coso. Ragazzi, è stato veramente brutto. Allora, ora che sei un po' più cresciuto, puoi iniziare a uccidere da solo, così tu prenderesti un po' più di punti. Ora qui, ragazzi, si rischia, eh? Qui si rischia! Vediamo un po' se ho ragione. Con punte. Ma è meglio farlo salire un altro po', ragazzi. Perché ovviamente anche Kindra contro Crobat, cazzo, c'erano solo 4 livelli di differenza. È morto come un colobrodo. Ovviamente è morto per la confusione, perché se no io facevo un tempo a salvarlo. Veramente vi consiglio di guardarvi lo scorso episodio, perché se siete dei nabbi del cazzo che venite a random nei video, mi dispiace per voi, ma questa serie non si può vedere a caso. O vi guardate tutti gli episodi o niente, ragazzi. Quindi ci vuole anche un po' di pazienza da parte vostra. Ovviamente potete dirmi che i video sono lunghi, ma io non taglio un cazzo. Allora, cerchiamo di scottarlo nel dubbio. Vedo se alza l'attacco. Ma che cazzo. Qui non droppano un cazzo di esperienza. Ma dove minchia devo andare, Nami? Io in mezzo a Farfetch? Anzi, ci sono i golem, ragazzi. Vero, vero, vero. Quindi andiamo immediatamente dai golem. Almeno lui droppa 800 punti di esperienza, se non mi sbaglio. Queste mezze seghe non droppano un tubo. Ma che cazzo di attacchi c'hai anche te? Is glowing, quindi se fallisco mi muore. Ma vieni qui, che ormai non mi fregate più. Mi fregate solo per la distrazione o perché manda avanti. Però ovviamente, ragazzi, non vi posso mandare una serie così lunga senza velocizzamento. Sarebbe un'osa impossibile, veramente. Qui non droppano un cazzo, quindi andiamo dai golem, che si trovano qua sotto, perché almeno loro e droppano un po' di più. Vieni qui. Ecco, appunto, mi sta scappando uno starnuto. Oh, signore, non è mai capitato in tutti i video e ora finalmente ho starnutito. Siete contenti, ragazzi? Per questo starnuto voglio 100.000 mi piace, mentre invece a 150.000 mi piace mi tolgo il cappello nella Drunklock, ragazzi. Quindi state attenti e condividete il video. Non mi fregate più. Andiamo a caccia dei golem, ragazzi. Almeno loro ci droppano qualcosa. Dai, dai, che stiamo diventando forti. C'è bisogno di recuperare. E quindi un altro Charizard, attenzione, attenzione. Ma io questa volta non l'ho neanche ucciso. Ma che cazzo? Ma è possibile avere un Pokémon forte come la Kazam e non fare il suo dovere? E che cazzo, ma che ci fa un Pikachu a caso nell'erba? Ma torna nel Bosco Smeraldo.
E va bene. Il problema è che la Lega Pokémon c'ha un livello più, un po' più alto del 40. Se non mi sbaglio, il Pokémon con livello più alto è al 55. Se non mi sbaglio, perché ovviamente non c'è il quinto allenatore, ovvero il campione. Qui è stato più, tutto più nabbizzato. E ci sono solamente 4. E ci sono solamente i Super 4, ragazzi. Quindi veramente. Un bordello. E allora, è un altro Blissey. Blissey è un Pokémon difficile da uccidere con. Con attaccante speciale. E certo. Però ovviamente droppa un sacco di punti esperienza perché appunto è il Pokémon con più PS del gioco e l'SP nei Pokémon dipende dai suoi punti dai suoi punti PS. Più sono alti, più ti droppa esperienza. Siamo quasi, Ovviamente in tutti gli episodi ho cercato di correre il più possibile. Però da come vedete ogni tanto è necessario stare qui e riflettere su cosa abbiamo fatto e rimediare a tutti gli errori. Ovviamente non voglio più che accada niente di quello che è successo negli scorsi episodi, perché ovvero oddio spacco tutto. Spacco. Tra l'altro Golem non è neanche male, però bisogna vedere che mosse c'ha. C'ha due debolezze brutte al per 4, al tipo acqua e al tipo erba, che non mi garbano. Ovviamente ce l'aveva anche Raido nella glitch, ma lì ragazzi, barriera. E glielo metto al posto di Dragon Rage, perché barriera almeno gli alza la difesa, ragazzi. Almeno questo, concedetemelo. Vediamo un po' se c'ho ragione. E certo. E ora un tu esplodi. Maledetto bipede del cazzo. Due teste e c'ha un cervello. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Che dovrò allenare anche altri Pokémon. Per fortuna c'hanno mosse acqua che buttano giù bene Golem. Difatti c'era questo rischio, ragazzi. Dato che è tutto casuale, c'è il rischio di trovare dei Pokémon di merda in questa parte. Di conseguenza non riuscivo a allenarmi. Per fortuna, bene o male, che c'è anche Golem, un Pokémon di secondo stadio, che bene o male ci dà un po' più SP della media. Allora, vediamo un po'. Scagnazzo è quasi al 40, ragazzi. Quando arrivo al 40 faccio allenare un po' quegli altri. Voglio portare tutti al 40. E poi non posso assolutamente andare a Lega perché mi falcerebbero lo stesso. Perché ovviamente è veramente rischioso. Non sto neanche a dirvi cazzate che non ho paura, ragazzi. Questa volta, per quanto sia esperto e tutto quello che vi pare, ma è veramente punitiva questa modalità. Quindi vediamo un po' se ci stupisci, Rubicante. Se... ovviamente li farò uccidere solo Golem. E anche te. Prima Golem. Facciamo salire un altro po', ragazzi. Non posso più rischiare. Non posso più rischiare te, per l'amor di Dio. Neanche te. Blissey va bene. Va benissimo. Oh, ma dove cazzo è Golem, eh? Lo fate estinguere? Eccolo. Ah, giusto, devo togliere i punti esperienza. Il condivisore esperienza da Scagnazzo. E darlo al grande Rubicantes, Non ne l'ho tolto. Ah, ecco perché. Dio Cristo e palle. C'ho un sacco di strumenti della merda.
Ex-Pshare. Forza. Dio Cristo. Ovviamente ragazzi, sto continuando a caricare l'episodio di Hunter Secrets, che è quella rubrica che vi spiega tutti i segreti. E in più c'è l'analisi competitiva di Super Knuckles. Riguarda i Pokémon di prima, seconda e terza generazione, come cacciarli, localizzarli e tutto ciò che c'è dietro. Quindi vi invito totalmente a guardarla, ragazzi. Qui ho rischiato. Ma muori. Forza, ragazzi. Vero, Rubicante, tra l'altro, è stato anche evoluto con la pietra e quindi con la pietra idrica non potrebbe imparare più nulla. Ma se non mi sbaglio, a livello 38 dovrebbe imparare confusione nelle seconde generazioni. Quindi vediamo un po' che mossa impara al posto di quella, quando ci arriveremo. Ragazzi, potrei anche ovviare, siccome posso capire che potrebbe essere veramente pallosa questa parte. In post-produzione, ovvero quando avrò registrato il video, col mio programma di editing, ragazzi, velocizzerò molto probabilmente. Niente, ragazzi, perché questa è un allenamento molto lungo. Perché ovviamente sono tutti un po' sottolivellati e schifosi. Quindi, ragazzi, da questo momento mi cheto e velocizzerò il video. Quindi ci troveremo più tardi. Giusto, mi sono scordato una cosa. Ovviamente voi direste, potreste dire, Duel Metal, ma può tagliare il video, così viene più corto. È vero, però ragazzi, è una mia scelta di non tagliare niente nelle mie serie. Perché dato che è una blind run, io potrei fare anche il furbo, ma il furbo non lo faccio. Quindi lascio tutto e velocizzo. Da questo momento velocizzo, ragazzi. Ma che cazzo, ma dove sono i film? Ma ti ho visto? Ma non posso andare a dire come sei, ma che cazzo, ma non mi metti altri posti, questo è il mio programma. Cosa c'è questo forse? Ma non mi ha capito idea, sono andato a mettere le spazzate, spacca oggi, esce, e la donna... Oh. Non date un cazzo! Io voglio che cazzo faccio, come cazzo faccio tra un mese? Giusto, cazzo mi dice, perché non c'è neanche me? Perché non è un buon fisico? Guarda, non se ne arriva, anche se mi ha come un bastardo, come faccio fare? Mi mangio cammini, hai visto? Hai giocato cammini? Come stai? E puttana, non c'è senso, eh? Madonna, che palle! E poi non è possibile oggi, a me andare a comprare il tuono, giusto? Track quick, e se non c'è che non para, ma scrivato, mi ha parlato. Sono Gino. Vieni qui, Gino. Che ti trovo? E andiamo. Gino, sono tornato. Ma non posso nemmeno, questo è molto però, cazzo, è fortissimo. Ok, ragazzi. Madonna. Devo fare le cose che ti dirò solamente. Ma sono forza, ma che schifo, perché l'ho dato, perché mi hai dato un po' di forza. Ma che cazzo? Ma mi faccio andare a 40. Andiamo. Andiamo a fare forza, qui forza. Quindi. E già che cazzo fare? Forse ero, ma ero riuscito a giocare in PC. Sono forti, sono contento, ma non lo so, ragazzi, non ci sono davanti. Ho visto, come visto, sono entrato con canno. Poi cazzo mosse. Come attacco, cos'è attacco? Niente cazzo, ragazzi, così. È tutto fortemente positivo. Cazzo, scende, devo andare a Orlun. Che cazzo, mi ha più forti, non ci penso in che cazzo. Che cazzo, uno, che c'è stata la le mosse cazzo. Ma perché tu muori? No, e c'è il terremoto. Quindi, non ci sono che fate. Non ci faccio cambiare, non ci faccio cambiare, merda! E che cazzo? Mi sto cazzando, perché? Non ci faccio cambiare, perché? Le posso 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 cambiare, perché? Le posso
Ma che cazzo? 50 minuti di stazione non ho fatto un cazzo, sono arrivato all'anno minimo con la Lega, neanche rischioso. Madonna che cazzo, ragazzi. Ma io sono Mac, con la Lega, e gioco con, per caso, con Cioletta e Cioletta. Ma sono Cioletta, sono più rischiose, ma tagliano male, e quello che potrebbe essere presenti. Che schifo. Perché passare le sentine? O sono andate a cercare le nascoste, e posso influire, o le solitazioni delle nascoste, posso influire, sono andate a cercare qui no. Tra l'altro, la mi fa cazzo di più. E che palle, attenzione. Ma che schifo, ma che schifo. Attenzione, guardate qui, guardate, 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 attenzione. Perché c'è paura? Ma che schifo, ma che schifo. Io qui è peggio merda, stagionamento. È peggio merda. Non c'è cazzo di cosa che non si bene. Ma sono un po' più da 20, e sono 10 migliore. Ma che cazzo. Io proprio. Sono in attivazione. Ma se, ah, giusto, è una cambia. Vabbè, l'ho chiamata, sono trovato lì, finalmente. Ecco, sono piacere, non si dà un cazzo, mi spiace. Io spasso, non posso andare. No, c'è, non c'è andare, non c'è andare. Perché se non si è la mia cosa, la mia idea era di andare, o tipo, salga che era una merda, fare un po' vedere come la Lega, così. Ma non è una cosa che ho fatto, scusate, perché vedete come sono, così in caso, mi sono in situazione, però non posso farlo, perché non posso farlo. E che cazzo, ragazzi, non sono andati, ma se lo faccio, mi faccio muovere, e non sono andati a puttane. E che cazzo continua, ha girato un coglione, probabilmente, a volte il tempo fu costituito, cambia, e saranno, dementi, e quando si faccia, probabilmente sarebbe partito, e anche lo si tanto, mi dispiace, ma che cosa fai, spenda, che è un altro cazzo. Dico che ci fa in tutte le zone, ragazzi, ragazzi, no, in tutte le zone, vai, vai, fanno schifo. Ma è una puttana. Ma muori, e sarà cazzo, sarà cazzo, ma che, ma inferno. Oh, finalmente non so utile, anche se non che mi ha detto 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 grazie per un po' perché ho di mantenere la camera, se non c'è la perché altrimenti prendo l'armato. Venga. Però prima che ci sono osa, la cosa non c'è quando uccide. E ci sono ragazzi perché le smosse hanno i limiti in fretta. E anche sulle cose un po' più non sarà mai difficile. Per cui non c'è questo e quindi ragazzi, intanto abbiamo un messaggino, assolutamente. Devo sapere perché se no, le male che sono effetti ragazzi. Gli attack. Cosa faccio? Io sono fuori. Allora, tra l'altro, la posso stanni, hai parlato con Snyder. Quindi ora mi sono contento. Mandiamo la parata, per favore, fammi un favore. Mi guarda il messaggio della parata, ragazzi. Prendi un filo, vediamo cosa ti dice il mio. Ma cazzo merda, però mi ho saltato. Ma non ci vengo, però non ci vengo. Però non so, fai, andiamo su casa prima. E non ci sono mai fregato, ma per niente, niente. Non ci sono mai fregato, guardate ragazzi, che cazzo. C'è una cosa solo, perché ho tutto un macello di 80. Dai, non è che mi fa salire, una cosa, ci sono molti punti. Ma per favore, lasciali. Non so più, accenti. Fossa caso fare. Per mio nonno, Maria. Problema di fossa? Certo. Non so più cosa si dedichi. Ma cazzo è figa. Sono rispetto a te, ragazzi. E andiamo, ragazzi. Andiamo. Non è che sono lasciato la patria, ma presto. Posso così qui. Forse continuare, se sono rispetto a te, ragazzi, la merda. Guarda che figa, ragazzi, non so. E che cazzo? Questo cane, non so che c'è, lasciamo la patria. Attenzione, che cazzo è la privazione. Non so che fa. Andiamo sulla patria. Mi sta facendo cazzo bello, ma che palle. Mi dispiace per tutti voi che avete coglioni di guardarvi tutto questo episodio. Io posso capire che uno degli episodi senza senso, ma che cazzo, senza senso di questa cazzo di modalità. Io infatti non c'ho neanche più fiato per parlare, ragazzi. Veramente mi ha stancato come una belva. Cristo.
proprio stanca di cervello. Ma si fa questo e altro per i big like, ragazzi. Quindi, ricordo che a 150.000 mi piace farò un video dove mostro i segreti del minatore su come scavare la merda in Minecraft e su come ottenere sempre il diamante. Ovviamente. Qui ricopia i cazzo dei miei attacchi. Ma mori. Ma che schifo. Ma guarda, tesso devo prendere. E vi da queste merde. Che cazzo d'ore sono, quasi è un'ora e passa e sono qui. Praetor non salirà mai. Porca puttana. È troppo debole. Guarda, non riesce neanche a scappare. Che cazzo. Mi tocca tenerlo, Praetor, perché è l'unico. È l'unico. Che puttana Eva. È di livello 30. Ragazzi, interrompo la fotocamera perché se mi si disattiva perché si scarica la batteria perdo tutto il filmato. Quindi la interrompo, ragazzi, e continuo a allenare. Va bene, ho tenuto la fotocamera, però sono sempre vivo, ovviamente sono sempre qui con voi, ragazzi, che sto patendo come un cane bastonato. Allora, qui è un cazzo di casino, veramente, perché tra l'altro mi sono accorto ora che tutto l'allenamento l'ho fatto condiviso l'esperienza da un altro. Quindi anche per questo che prendevo meno punti esperienza, ragazzi. Ma che ci volete fare? È questa cazzo di modalità che ti manda il pallone. Su cui probabilmente sarà l'episodio più lungo di tutto il canale. Però, ragazzi, io voglio. Veramente, io voglio distruggermi. Io voglio distruggere tutto. Avete visto che quanto mi ha tolto bell'osso? Ma figuratevi i Pokémon della cazzo. Ora, se te non muori, mi fai incazzare. Anzi, è meglio non rischiare. Figuratevi con i Pokémon della Lega che sono superiori a livello 40. Che cazzo sta succedendo? Guardate, è diventato notte. Ovviamente, è certo che diventa notte. Ma che cazzo. Sono qui da un giorno, ovviamente. Sta dietro queste mattine. Per fortuna che bene o male appare Charizard, appare qualcosa di un po' più succoso. Qui non appare un tubo. Magikarp, questo figlio di puttana qui. Poi chi c'è? Drowsy. Ma torna nel mondo dei morti, rimanici. Guarda qua quanti sono comuni. Ma che cazzo di schifo. Io sono pronto a bestemmiare, ragazzi. Poi c'è un cazzo di soldi. Guardate quanto mi toglie. Ma è possibile? Un Pokémon che è di 10 livelli inferiore quasi. Accidenta a te. E che cazzo ti ci ha messo in questa modalità? Cristo. Sono un'ora e 11, ragazzi. Almeno, io ho velocizzato, non so quanto potrebbe essere lungo il video, ma almeno 40 minuti tutto. Vediamo un po'. Cazzo, è fatto, Jackie? A quel livello? Poi fanno incazzare sti Pokémon perché sono delle statistiche della Madonna e non riesco neanche a uccidere un Pokémon 10 livelli inferiore. Va bene che non è stabata la mossa, però non rompere i coglioni. Almeno quello. E che cazzo. E che cazzo. E poi avrei 5 Pokémon perché Praetor è quel cazzo che l'alleno. È troppo, c'è troppo divarico tra lui e gli altri. C'è troppo divarico. Vediamo che qua uno lento. Sono tutti lenti. Diamolo. No, sono tutti veloci, che cazzo dico. E chi lo do? Radicantes. Anche se è veloce. Ma che cazzo lo do? Non lo so, intanto diamolo a lui. Tanto Praetor molto probabilmente userò come caga per curarmi qualcun altro. Mi toccherà fare questo, ragazzi. E certo, qui si andrà alla Lega con dei Pokémon della merda. E poi, che non riescono a uccidere. Guardate, uno che magari fa schifo la cazzo, non lo riesce a uccidere.
Ma che cazzo di schifo, ma se non era Kazam ed era un altro Pokémon con quella mossa. Ma volevo vedere quanto ti toglievi. Un turno. Guardalo, non lo ammazzi. Donna. Vabbè ragazzi, al massimo se faccio game over. Si passa una nuova serie sulle terze generazioni. Ovvero su Smeraldo, ragazzi. Così si rinfresca tutto l'ambiente. Perché a me mi ha rotto il cazzo questa modalità, sinceramente. È bella quanto volete, ma è troppo. C'è troppo di divario tra una cosa e l'altra, ragazzi. Veramente troppo. Questi po'. Guardalo, ora mi ammazza, stai a vedere, eh. Stai a vedere che mi ammazza. Figlio della merda. Ah, meno male. Meno male. Che aveva fallito sto briao. E puttana Eva. Io ovviamente sono curioso di andare a vedere che Pokémon ci sono alla Lega. Almeno faccio un po' di livelli lì, magari. Che ne dite? Io voglio andarci, perché dopo tutto sto pandemonio, mi sembra giusto contraccambiare con l'andare a spaccare un po' di teste, ovviamente. Che vi sarete annoiati tutti, tra cui io, quindi... Io dico di mettere. Come primo posto Gino, perché almeno se arriva qualcuno si paralizza. E poi, ragazzi, cominciamo a comprare un po' di roba. Intanto... Le cure totali. Non c'ho veramente un cazzo di soldi. Poi un cazzo, non c'ho nulla. Non c'ho niente. Prendiamo anche delle fure store perché sono veramente utili, eh. E niente, si sprecano, sì. Oh, e allora. Maledetto direct capitalista, ma fottiti. Siamo sottolivellati, eh. Perché sarebbe meglio andarci con Pokémon da livello 45 o superiore. Io credo in Gino e tutti gli altri. Che poi posso un cure berry a mangiacane, non si può neanche avvelenare. Ma che cazzo! Confusione. Non ne voglio vedere altri, ragazzi. Mi dispiace che non potete vedere la mia faccia, però è necessario. Io, ragazzi, voglio andare. Ma chi cazzo se ne frega? Ma andiamo avanti con onore e distruggiamo sti froci. Qui ci è andata male. Sperando che non abbia mosse. Vediamo un po'. Di che tipo diventi? Tipo normale. Io sono sottomissione per fortuna. Free attack. Guarda quanto toglie. Ma di già. E già il primo critico e il primo attacco. Vediamo quanti ne fanno. Vai, tank della Madonna, ci voleva. E ci voleva. Magari c'è anche esplosione. Sto briao. Vediamo un po' se c'ho ragione. Metronomo. Bruttissima mossa. Non c'è un cazzo. Imbecille. Per fortuna c'ho questa mossa. E certo. E c'è... Non ti pareva strano? E si recupera la vita. E si fa le seghe. E la puttana Eva. Tra l'altro la metà sono tutti di tipo volante. Quindi... Ma che due palle.
Meno male ti faccio saltare un turno e non lo fai. Il solo raggio della merda. Ma vai all'inferno! Cristo! Attenzione! Per te c'ho una grande sorpresa. Attenzione! Ma è sopravvissuto. Non fallire, per favore. Bravo. E il bastardo che mi ha ucciso! Il bastardone mi ha ucciso? Coso? Mi ha ucciso il Dragonite, il figlio di puttana. No, ho sbagliato mossa e non gli tolgo nulla. Ah, anche quello? Dov'è Wild Canning? Guarda! Ma che cazzo! Ma la fate finita? Dio santo! Guarda, c'è anche quella mossa lì! Ma io ragazzi non ne voglio vedere più! E qui si fallisce! Ma che cazzo di coglioni! Qui niente, devo usare una ricarica totale, ragazzi. Dov'è il furrostore, eh? Cioè, no, anche poi. Ma che ci può fare? Oh, ma c'è verso da ammazzarlo? Meno male! Meno male! Oh, ma muori! Cazzo! E prima va a puttane! A puttane devi andare! E ora? Te, hai rotto il cazzo! Devi tornare accanto! Ma che ci fai all'altro piano blu? Tra l'altro c'ho la squadra perfetta, ho perso un po' di PP. Io salvo perché magari non si sa mai, magari esplode in faccia sto I. Esce l'esplosione! Ma muori! Ma chi se ne frega di che attacco c'hai? Anche te! Prima ti paralizzi. Chissà di che tipo è. Un tipo super efficace! E certo, anche te col critico! Ovviamente! Ovviamente! Tutti col critico, tutti! Anch'io l'ho fatto però, Meno male che l'ho fatto anch'io. E qui, finalmente. Qualcuno degno per Rubicantes sperando che sopravviva. No, ti è andata male qui, carino. Guardalo come lo ritira! Maledetto! Ma è sbagliato! È sbagliato! Perché ti è andata male lo stesso! Maledetto! Ma guardali! Come si cagano tutti addosso! Qui... io rimetto Gino! E non mi fai un cazzo! Con amnesia! Tra l'altro è una buona mossa per lui! Eh no! Anche te! Te devi andare a trans. Ma andiamo avanti nella Dracloc. Perché può darsi che ne usciamo vittoriosi, ragazzi. Col grande Gino, il Pokémon più forte, cazzo. Va culo. Ma muori. Ma te che cazzo ci fai qui? E t'ammazza che con questo. Attenzione, rollout. Tra l'altro ce lo vedo bene a rotolare. Giù per le discese o nei burroni. Andiamo avanti, Gino. Andiamo avanti. Attenzione. Oddio. Sword Dance è una bruttissima mossa, ragazzi. Però non ti basterà. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma che schifo. Ma fatemi andare a vincere la sala d'onore. Porca troia.
Ma guarda te, se mi devo fare tante menate per questi idioti. Siete dei nabbacci della merda. Guardalo. Al creatore. Al creatore Cristo. No, no, no. Al creatore. Guarda un po' chi c'è. Lui però è di tipo acqua. Il grande Shino. Ma che devo usare solo lui? Bastardo. Mi riduce la potenza delle mosse tipo elettro adesso. Maledetto imbecille. Attenzione. Questo sì che è un po' come un forte, ragazzi, eh. Qui c'è da stare attenti. Io lo rischio con Gino. No, con Jack ho sbagliato. Perché almeno c'ha terremoto. E nulla. Ah, tra l'altro, brutto imbecille, ma hai potenziato le mosse tipo fuoco. E ora terremoto a sorpresa. Ma fottiti. Attenzione, che io ti volo nella chiorba. Me ne voglio che induritti. Attenzione, quello mi toglie metà vita. Ma mori. Figli della merda. Figli della merda. Ma che cazzo. Siamo un'ora e 27. Siete sopravvissuti, ragazzi, ma per un motivo. Io ovviamente non mi tiravo indietro. Sono carico come una molla. O meglio, come un fulmine. Quindi, cerchiamo di non perdere registrazione. Gino ha esaurito i PP di volo, quindi ridiamoli lì, perché è importante. È importante. Al momento della verità. Ovviamente voglio andare anche accanto, ragazzi. Quindi la Drunklock non finisce qui. Anzi, siamo a metà viaggio. Cazzo. Ma stai zitto, che vai in giro con un martello. Oddio. Ma tanto si è visto che ditto è un chat trasformazione. Qui non c'è da preoccuparsi. Ma che schifo. Non l'hanno anche colpito. Però la confusione rompe il cazzo, eh. Che c'è morto qualcuno. Kindrem. Ma crepa. Non l'hanno anche ammazzato. Oh, che sta succedendo? Ricarica totale. Dov'è? Assolutamente, sì. Ma mori. Ma che schifo. C'ha 50 miliardi di debolezze. Mangia cane. Ma con Splash? Ma mi prendi per il culo? Attenzione. Attenzione. Che potrebbe essere pericoloso. Io mando Jackie. Assolutamente. Mi porta una sega se muore. Tra l'altro Confusione ce l'avevo anche normalmente. Che brutta cosa, ragazzi. Che brutta cosa. Ma che cazzo. Ma muori, ti prego. Ma Rock Smash? Ah, meno male non era mosso tipo roccia. Se no Jack crepava. E spacca roccia della merda che toglie 20. Ma crepa. Anche te devi andare al creatore, lo sai? Anche te? No. No. A questo giro non mi fregate più, ragazzi. Non mi fregate più. E poi con due è una rottura di coglioni. Ti riduco l'attacco, per prima cosa. Madonna, te lo porta a zero! Tentamenti la difesa e ti riduco l'attacco. Vediamo un po' chi vincerà. Vediamo un po' chi vincerà. Intanto c'è l'attacco a zero. Quasi. E ora ti brucio anche. Cristo. Ah, c'è anche sintesi, eh? Ma non ti servirà un tubo. Ma che cazzo vuoi fare? A gradi del metal. Ma che schifo. Mi sono preoccupato per niente io. Ma muori!
Corre? No. Assolutamente no. Ma levatevi dai coglioni! Fuori dalle palle! Io voglio andare accanto! E basta! Madonna santa! Ce l'abbiamo fatta! E che cazzo! Il dio del metal ha vinto! Porca puttana! Ma che cazzo! Ma sì che vengo lì, che mi dai il cazzo di biglietto nave! Ma dammelo! Ma fuori dalle palle! Io voglio andare accanto e mi curo prima. Madonna che contentezza! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, col grande Gino! Allora... aspetta, perché il porto è di qua. Ragazzi... Vero Dio, ce l'abbiamo fatta. E non mi sembra vero. Quindi io salvo qui, perché non se ne può più. E ragazzi... Ragazzi... Nel 10° episodio andremo accanto. E puttana Eva, abbiamo superato la ossa più brutta di questa run. Ovviamente, ci attenderanno le sorprese strabilianti. Qui nel prossimo episodio della Drunklock. Dio del metal, è arrivato forse il momento di mettere iscriviti, commenta, quelle cose lì? Eh sì. Ma secondo te funziona? Non ci credo. Funziona, funziona. Va bene, fallo te, vai. I'm sexy and I know it. Iscriviti, iscriviti. Ma cos'è sta merda? Lo faccio io. Iscriviti! Metti mi piace! No! Dove è rimasto? Ah sì!